Il di minoranza, onorevole Busin, prego. PRESIDENTE. Vice Una normativa sul rientro dei capitali detenuti all'estero che non sia di tipo condonistico è resa possibile da recenti sottoscrizioni di accordi intergovernativi che, attraverso un sempre più ampio accesso a scambio di dati, tendono a colpire l'evasione fiscale su scala internazionale. Basti pensare in ambito europeo al potenziamento della direttiva 16 del 2011 sullo scambio delle informazioni e della direttiva 24 del 2010 sull'assistenza alla riscossione. In ambito internazionale il recente accordo intergovernativo fra il governo italiano e statunitense, finalizzato a migliorare la complex fiscale internazionale, la cosiddetta normativa FATCA, insieme alla firma da parte del nostro Paese di numerosi accordi bilaterali di scambio di informazioni con Paesi a bassa fiscalità. Quindi oggi vi sono tutte le condizioni, anzi la necessità, di colmare una lacuna giuridica in modo da regolamentare il rientro dei capitali con pagamento delle imposte precedentemente evase. Ma questo deve essere fatto secondo due criteri. Il primo deve essere quello della chiarezza normativa che non lasci spazio a dubbi interpretativi che la renderebbero di difficile applicazione. Il secondo criterio deve invece ispirarsi ad un'effettiva riduzione della penalità, introducendo tangibili vantaggi al fine di incoraggiare i contribuenti ad autodenunciarsi. In questo senso si ritiene opportuno accennare all'iter di questo provvedimento. In un primo tempo le disposizioni in oggetto erano state ricomprese nell'articolo 1 del decreto legislativo eh, numero 4 del 28 gennaio 2014. Si è preferito supprimere questo articolo e ripresentarlo in forma di proposta di legge, sia in considerazione del fatto che è il Parlamento a doversi occupare di una legislazione che abbia così importanti ripercussioni sociali ed economiche, ma soprattutto per recepire una serie di contributi da parte di soggetti auditi che ne avevano sottolineato le criticità e incongruenze. Dobbiamo registrare purtroppo, ed è questo il motivo della presentazione di un testo alternativo, che molti degli aspetti emersi durante la fase istruttoria non sono stati recepiti nella stesura del testo elaborato dalla maggioranza, ripresi invece nella proposta di testo alternativo da me presentato oggi in Aula. Vorrei illustrarvi quelli che ritengo essere i principali punti introdotti nel mio testo che possono portare ad un pieno successo della Voluntary Disclosure. Anzitutto è nostro intendimento individuare con precisione i soggetti coinvolti. In questo senso abbiamo deciso di escludere esplicitamente dall'accertamento eventuali soggetti terzi come ad esempio società o enti partecipati da cui provengano le somme espatriate. Questo perché l'eventuale coinvolgimento delle società facenti capo o riferibili al soggetto che si avvale della procedura potrebbero comportare accertamenti fiscali in capo alla società non solo ai fini IRES e IRAP ma anche IVA con conseguenze difficilmente quantificabili. Si consideri inoltre che alcune direzioni provinciali potrebbero non applicare la tassazione del 49-72% degli utili distribuiti in capo al percettore, al percettore scusi, nel caso in cui la società abbia pagato, non abbia pagato correttamente le imposte sul reddito successivamente distribuito. Si tratta di rischi che non possono essere corsi da coloro, da coloro che abbiano la volontà di far emergere, emergere le proprie disponibilità all'estero. Ecco il perché della riscrittura dell'articolo 5 quater e 5 quinques. Lo scopo è, come detto, quello di limitare l'accertamento alla sola imposta sul reddito riferibile al soggetto che si avvale della procedura. Sempre con lo scopo di rendere più chiara la norma, abbiamo escluso l'obbligo in capo a soggetto aderente della ricostruzione dei redditi che derivano dalla dismissione e utilizzo delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero. Questo per l'oggettiva difficoltà a ricostruire la destinazione degli eventuali. E prelevamenti, nel caso molto probabile di spese non documentate, senza contare l'ulteriore complicazione generata dal successivo versamento di tutta o parte della somma prelevata nel caso in cui l'acquisto pianificato non fosse andato a buon fine. Ancora sull'oggetto della definizione, abbiamo voluto specificare meglio l'esclusione dell'ipotesi di raddoppio dei termini dell'accertamento in alcune fattispecie penalmente rilevanti, che per effetto della stessa volontà rivenivano depenalizzate. Allo scopo di rendere conveniente la voluntari ci è sembrato quantomeno opportuno evitare l'obbligo di comunicazione all'autorità giudiziaria in automatico, così come previsto, anche per le definizioni che non hanno alcun rilievo penale. Infine abbiamo voluto sanare quello che consideravamo un'eclatante violazione dell'articolo 24 della Costituzione contenuto nel testo, proposto dalla maggioranza, garantendo una giusta tutela giurisdizionale nel caso in cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria sia ritenuta dal contribuente palesemente infondata o erronea, così come abbiamo ritenuto adeguato consentire a chi aderisce alla Voluntary il diritto di reteizzare e compensare il suo debito fiscale in considerazione della natura non condonistica del provvedimento. Grazie.